Lo so, è banale la tazza di tè caldo a Natale, però non potevo farne a meno. Comunque, vi do il benvenuto in questo speciale di Natale. Non l'ho mai fatto da quando ho aperto il canale. Eppure deve essere così banale fare uno speciale di Natale per uno youtuber. Tanto banale come la messa in onda di Una poltrona per due su Italia 1. Però la serie dei tre mai visti mi è venuta incontro, quindi ho voluto realizzare i tre Babbi Natali o Babbo Natale mai visti. O Santa Claus. Come per i tre Gesù mai visti, e siamo sempre in tema natalizio, anche questa volta ho voluto ospitare un artista per goderci una delle sue versioni. Consiglio a tutti coloro che non si sono visti i tre Gesù mai visti, recuperateli, lo trovate nel link in descrizione. Ma prima, gustatevi i tre Babbo Natale mai visti. Il primo di oggi che vi voglio presentare è uno stile che ho già presentato altre due volte. Questa volta il ciccione barbuto si presta perfettamente a questo stile, ovvero sto parlando dello stile steampunk. Ragazzi, non ci posso fare nulla. Io lo adoro. E mi diverto un bordello a realizzare tutti quegli aggeggi, ingranaggi che non servono a una beata minchia, però sono bellissimi. E questa volta ho voluto riproporre di nuovo questo stile sempre con la stessa tecnica, acquerello e china, come ho fatto anche già per Goku e Lara Croft. Però stavolta ho cambiato, ho deciso anche di usare l'Ecolin o l'Ecoline o non lo so, che rende i colori leggermente più vivaci. Infatti, come vedete, quel rosso è molto più appariscente. E siamo a Natale, ovviamente dobbiamo cercare di rendere tutto molto più colorato. La fase di realizzazione è stata parecchio travagliata perché ci ho messo tanto tempo. Stiamo parlando di 4-5 ore, però sti cazzi, ne è valsa la pena perché il risultato devo ammettere che mi piace tantissimo. Ed è una tavola che si presta tantissimo da stampare e appendere in camera. Comunque sappiate che in futuro tornerò di nuovo a riproporre altri personaggi in stile steampunk. Mi piace troppo, non ci posso fare nulla. Ah, comunque sbaglio sempre a dire steampunk. Certe volte lo dico steampunk. Lo so, me l'avete fatto notare sotto i commenti, quindi scusate se ogni tanto dico una delle mie castronerie. Scusate, scusate. Steampunk. Ecco. Passiamo oltre. Cazzo, ho ancora le mani sporche comunque, guardate. Devo smetterla di registrare i video dopo aver realizzato i disegni, perché sono impresentabile. Uno perché sono stanco e poi perché ho tutte le mani zozze e faccio fatica a lavarle. Vabbè. Oppure una particolarità di questa serie è che quando io realizzo una tavola, delle volte parto con un'idea e poi il risultato finale è completamente diverso. Come in questo caso. Ovvero sto parlando di Babbo Natale, maestro di arti marziali. Diciamo che l'ho definito così. E inizialmente ero partito con l'idea di fare un Babbo Natale noir. E vedete che ormai non c'entra più un cazzo. E mentre lo stavo realizzando, avevo capito che era totalmente diverso da quello che in realtà avevo in mente, ok? Stavo quasi per metterlo da parte e riniziare da capo, però poi ho detto no, finiamolo, al massimo verrà tipo uno schizzo, ok? Magari da far vedere nel video e dire, ragazzi, guardate, io ci ho provato. Però quando mi sono reso conto che assomigliava più a un personaggio che combatte in una strana postura da maestro di arti marziali, anche se sono convinto di averla ciccata, però va benissimo. Mi piaceva e allora l'ho tenuto. Comunque, questo disegno devo dire che è particolare, sicuramente non piacerà a tutti, è normale, però se l'ho presentato nel video, questo significa che qualcosina ci ho trovato di bello e di unico. Poi, questo uso del colore rosso, che è molto pulp, ok? E anche l'uso del nero marcato, mi ricorda tantissimo un videogioco della PS2 o della PS1, non ricordo, dove c'era questo ninja, ok, che aveva questa sciarpa rossa che andava per i palazzi a sgozzare gente, e c'era questa sciarpa rossa che sventolava di brutto. Forse qualcuno di voi lo conoscerà anche. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ok? E siamo arrivati al terzo Santa Claus. Come detto all'inizio del video, questa volta toccherà a un ospite presentarci la sua idea, ok, di Santa Claus, a presentarci una figura alternativa rispetto a quelle che ogni anno siamo abituati a vedere nei film, nelle pubblicità e così via. Ho dato questo infame incarico di chiudere la serie per quest'anno dei tre mai visti a Diego Fichera, un grandissimo illustratore, che intanto vi consiglio assolutamente di seguirlo perché
è veramente straordinario, un disegnatore pazzesco, e io rosico un pochino. Ecco, qui rosico veramente, perché la gente quando mi dice ma tu rosichi di un altro youtuber perché ha più numeri di te, no, io rosico quando vedo un Diego Fichera disegnare. Sì, allora in quel momento dico che cazzo, ma come fa? E il nostro Diego Fichera è appassionato di zizze e quindi realizza tantissime ragazze con le forme parecchio formose. In poche parole, realizza tutte queste belle manze, talvolta prendendo anche figure legate alla cultura pop, personaggi femminili di videogiochi, film, anime e così via. E quindi lui ci ha voluto proporre la sua Natalina. Però, che dire, questa versione di Babbo Natale al femminile, wow, ci piace. A me gusta parecchio. Fa. E ringrazio il buon Diego che ci ha deliziato con la sua illustrazione, con la sua figura perfetta di Babbo Natale. Questo capitolo di tre personaggi mai visti per quest'anno è finito. Torneremo il prossimo anno con altri nuovi episodi, altri personaggi. E ovviamente proponete anche voi qua sotto nei commenti. Mi fa piacere che tantissimi di voi, anche negli episodi precedenti, proponevano. Ovviamente i tempi di realizzazione sono abbastanza lunghi e speriamo ne valga la pena, e vedo che l'apprezzate tanto, soprattutto per tutti coloro che poi si vanno a scaricare le illustrazioni in full HD dal mio profilo di selfie.com, che trovate qua nel link in descrizione, oppure se aprite la i qua in alto o di qua, non mi ricordo, fatemi pensare, di qua, ok? Se la schiacciate vi si apre un mondo e quindi troverete anche il link per scaricare anche queste tavole. Mi fa piacere vedervi soddisfatti della qualità delle illustrazioni. Ecco perché quando dico che guadagnare attraverso la vendita di un prodotto e garantire comunque la qualità a colui che spende per te e che ti sostiene è una gioia immensa. Chi conosce e concepisce quello che è un prodotto creativo, questo discorso lo comprende appieno. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi consiglio assolutamente di andare a seguire il buon Diego Fichera e lo ringrazio di cuore per aver partecipato a questo video. Trovate nel link in descrizione la sua pagina Facebook e così potete godervi tutte le sue altre opere che sono fantastiche, e mi fa piacere ogni volta averlo vicino quando vado nelle fiere e ogni tanto si fa un disegno assieme, è veramente bello. Io in futuro voglio portare altri illustratori e artisti nel mio canale per poterli far conoscere anche a voi. E poi la cosa mi rende anche molto felice. E dato che a Natale siamo tutti più buoni e io in questo momento voglio essere meno stronzo del solito, vi auguro buon Natale. Passate giorni felici in queste vacanze invernali, fate festa, mangiate, ingozzatevi, mangiate tantissimi panettoni e pandori, strasbattetevene le giberne della dieta, come faccio io, e poi ci penseremo con l'anno nuovo, ok? A perdere qualche chiletto. Anche se ogni anno si accumulano sempre di più. E non si torna più indietro. Porca puttana. Buon Natale.